Siamo a Bergamo, non la riconoscete dal monumento più importante di Bergamo, ovvero di Dario Spartan Morello. Io sono l'imbucato del food di YouTube Italia. Ho pagato un pacchetto che mi porterà poi alla partecipazione ai maggiori reality. Ma forse è pagato a lui, io non so niente. Cosa probabile? Siamo qui nella ridente Bergamo, nella soleggiata Bergamo, che insomma per essere gennaio il tempo non è male. Siamo a Bergamo perché dopo Roma, dopo Milano, è il momento di fare Bergamo nascosta, quindi andare alla ricerca di quei prodotti, quei posti, quelle chicche, no? Della città, che ti offrono i prodotti della tradizione. Infatti, bene, bene, bene. Ma chi, ragazzi, meglio del nostro Dario per portarci alla scoperta di questi prodotti bergamaschi? Vedrò di guidare questi due baldi giovani elvetici in quel che è la ristorazione nascosta di Bergamo. Andremo nei posti migliori di Bergamo, non famosi, non conosciuti. Mangeremo e godremo e berremo. E chi vivrà vedrà. Prima di partire ricordatevi di supportare il canale, iscrivetevi al nostro canale, iscrivetevi al canale di Dario, perché proprio davvero sportivo da pugile ha deciso di fare il food. Proprio, ma perché di base il mio sport non interessa un cazzo di nessuno, quindi proviamo a parlare di qualcos'altro che mi piace. Sono partiti tutti così nel food, quindi perché no? No, bando alle ciance, Bergamo nascosta, arriviamo! Primo posto in cui ci porti per scoprire questa Bergamo nascosta è Bucci's Bar. Non un programma, è un posto dove vengo spesso a fare aperitivo, anche a mangiare spesso e volentieri, perché hanno delle buone proposte anche in cucina. E adesso scopriremo insieme la tipicità rivisitata di questo posto. Il bagno è molto bello, io ho visto solo il bagno, per la prima cosa che ho visto sai che è il bagno. Noi brindiamo, Dario non può, un brindisi a Bergamo nascosta, è il nostro cicerone. Nel frattempo ci hanno portato un bel vinello rosso, un bergamaschia. Primolo. Io chi lo hai assaggiato? Buono. Bergamo, vuoi che ti dico cosa c'è dentro? Non c'è, cazzo. Ah, non c'è, che pensavo. No. C'è del vino. C'è del vino. Non è bio come quelli di Franchino. Macerato. Macerati a macerata. Non apriamo questa diatriba, Ci hanno portato uno stuzzichino per iniziare, una pappa al pomodoro con la burrata sopra, stracciatella sopra. Stracciatella tipica bergamasca. Giusto? Ma questa è una mousse bouche così, così. Per gradire, non per apprezza preparare. Lui ormai si è focalizzato sulla tipicità. Certo. Io però ho capito, Dario, però io chiamo un bergamasco vero come te, che tu sei bergamasco. Io da sette generazioni. Si sente. Diciamo questo qui un po' interpretazione così, i salumi che arriveranno dopo invece sono puri. Come si dice. Stiamo a aspettare il piatto del tagliere, insomma non gli darei tutta importanza. Come no? Quindi questa non è importanza. Come si dice, no? Madonna, quando parli tecnico ti giuro, ripetimelo ancora. Amo spush. Qui c'è una bresaola chiave nasca, quindi partiamo dalla Valtellina. Coppa di Langhirano, questo qua è un lozzino robico stagionato, questo invece è un salame bergamasco. Questa sono delle polentine tra i mais antichi bergamaschi. Passando sui formaggi abbiamo del branzi fresco, quindi 60 giorni di stagionatura, del branzi stagionato, dello stracchino valligiano, quindi sono tutti prodotti delle nostre valli, e infine, che vi consiglio di lasciarlo per ultimo, c'è uno storico ribelle, che è una specialità d'alpeggio della Valtellina. Quindi questo è tosto. Questo è tutto tostissimo, sono tutti a latte vaccino, con la differenza che questa è una piccola percentuale anche di capra, viene lavorato munta calda come anche lo stracchino in alpeggio, quindi è un prodotto estivo e diciamo molto di nicchia. Questo tagliere direi che niente male, è no? Male. Ma ragazzi, ma se avevate dubbi che vi portassi in qualche posto mainstream dove le cose erano male? Voleva andare a Billy Tacos, l'abbiamo visto, c'è Billy Tacos, c'è. Da Bergamo nascosta, non così nascosta. Non però. Così nascosta. Ora il gentile oste ci ha detto di mangiare quest'ordine, primo, secondo, terzo, quarto. E quindi, chi siamo noi per dire altrimenti? Anche perché sembra grosso. Ti metto il microfono in giro per il momento ASMR. Il latte vaccino si sente. Perfetto.
Top commento tecnico. Il blogger. Senti come spinge sto vaccino. Vabbè, provo quest'altro, dovrebbe essere un pochetto più strong, come suggeriva il nostro ospite. La nostra guida, mi piace guidare. Sento l'aspettativa però. Ci sono tante aspettative, Dario. Aspettativo con vibes indiane d'America come spirito guida. Cioè, mi sento un po'. Cioè, non, dedicatemi un totem. Che so, verrai trucidato e te regaleremo un casino. Quale sarebbe il tuo nome indiano? Bella domanda. Naso andato. Naso seduto pure. Naso seduto non è male. Pigne, spigne. No, se mi sbaglio dimmi. No, cioè, è buono, questo qua è già più spintarello. Ho visto una rissa partita così. Sì? No, io non, motivi più non mi permetterei mai. Il primo era proprio più delicato, più mild. Questo è già un pochetto più tostarello. Non in modo eccessivo, proprio è quella cosa che reggono anche chi non ama sapori troppo forti, lo regge. Come ti piace a te? C'è una via di mezzo o tipo vai sul puzzone malefico? No, io sono orientato sulla via di mezzo, che tende comunque alla stagionatura abbastanza. Cioè, a me i formaggi mi piace sentirli, quelli da troppo gentili non mi fanno impazzire. Cioè, te lo metti all'angolo? Sì, ci hanno messo i riccioli svizzeri perché ci hanno visto, ho detto questi si vede che so svizzeri, palesemente, dalla parlata soprattutto. Basilea su. Cosa? Questo puzzo ti piace? Belli formaggi, ma questi salumi non sono da meno. Sono buonissimi, sì. Stiamo assaggiando un po' tutto, perché ovviamente già siamo. Mette qua a spiegare ogni singola cosa che mangiamo. Mica fai il food blogger. Mica faccio il food blogger, sarei pretenziosa. Ovviamente molto buoni. Molto che hai assaggiato te? Questi qua, a Bresaola che non è de Bergamo. Non sa che sta polentina, tu sei un grande esperto di polenta, no? So che quando vai in Calabria non lo posso dire, mia nonna non lo sa. Insulti quelli del nord chiamandoli polentoni e poi di nascosto piangi perché ti senti in colpa, vero? No, io però. Ma io prima dell'incontro l'ho visto mangiare polenta. Sì, come pre-workout. Farò una bestemmia, perdonami Garibaldi, ma a me piace così. Sono la guida, sono lo spirito guida. Buona. C'è sta? Buona, ma per me non è una novità. Non è una polentina con le farine estremamente raffinate. Bella grezza. Bella grezza, sì, resta ruvida. Più integrale e miscelano tre tipologie diverse di farina. Adesso il salame. Questo è bergamasco. Le caratteristiche del salame bergamasco rispetto ad altri tipi di salame è che in primis è una pasta più grossa. E infatti rispetto anche a quelli là di origine veneta hanno anche una diversa miscelazione del grasso e texture. Ma a me sembra molto morbido poi, È molto morbido. È bello grasso. È molto morbido. Sono pochi salumi in termini di proprio di salame molto stagionata a Bergamo, almeno per quelli che ho assaggiato, che ho provato. Cioè è molto più diffusa la pasta fresca come salame rispetto a quello estremamente stagionato. Potresti quasi spalmare su un pezzo di pane da quanto è. Come fosse un ciauscolo. Direi che continuiamo a goderci questo taglierino e ci vediamo al prossimo posto. Dai. Yes, sir. Allora siamo quasi arrivati al secondo posto dove la nostra guida, il buon Dario Morello, ci sta portando. Come si chiama sto posto? Dice un po'. C'è Cessimo, la locanda. È fantastico, è il mio place to be. Io sono praticamente qui spesso, come avete potuto vedere. Però è, secondo me, quando uno dice voglio mangiare la tradizione, però non proprio la tradizione che stoppa, perché stiamo parlando comunque di piatti abbastanza impegnativi. Se venite da Giorgio Simone apprezzi ogni tipo di sfumatura. Che sfumatura, secondo me. Allora possiamo dire che questo locale è davvero molto 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 bello. Tra l'altro grazie a Dario che ha delle conoscenze abbiamo avuto un upgrade e ce l'hanno messa a mangiare in cantina. Invece c'è pure l'altra sala. Molto bella, sì. Super carina. Tra l'altro posso dire una cosa, nuova. Il packaging. Sapevo che è uno dei tuoi feticci grafici. Cioè, la grafica, la comunicazione. No, è molto curato, sia il locale che la comunicazione. Bella, bella, bella. Allora, abbiamo già ordinato da mangiare, ma ovviamente non può mancare il vino che, insomma, Bergamo ne offre di vini locali, In una confezione, diciamo, adatta a te. Degne, mio. Degne. Una monoporzione di Okiro. Una palese monoporzione di Okiro. Questa è una bomba. Premette bene pure il cibo. Il buon Dario ci ha detto che se magna da paura, quindi. Ti damo, sì. E una crema di parmigiano. Ah,
Amos Bush. Mi si è rizzata la basetta posteriore, sai che l'attacco. Amos Bush. Mi trovo io ad assaggiare l'Amos Bush perché Okiro non gli andava di fatto. Non vedo l'ora di sapere che mi dici di Amos Bush. Buono. Ecco. La cremina sotto del parmigiano, una bella coccola, devo dire. Frittata bella alta, a me piace, mi piace così. Frittata di patate, la mia seconda preferita, la prima con le cipolle, Dario. Non so se sei d'accordo. Concordo. Vero? Concordo, non c'è frittata di patate senza cipolla prepotente. Tanta e tagliata grossa, ma io preferisco. De Tropea? O se se può? Secondo me la frittata sta meglio la cipolla normale che quella Tropea. Yeah. Questa è la mia bergamasca tradizionale, è la manega, sono salami grandi, vengono fatti con tutto il maiale, attritato in maniera regolare, non viene aggiunto grasso, ma è proprio il grasso di un unico maiale. È quello che capita capita. Esatto. Questa è tipo la versione Super Saiyan di quello che abbiamo assaggiato. Bravissimo. Prima praticamente. Bravissimo. No, la versione leggermente in vinile, cioè l'altra la versione era in CD, in compact disc, questa è la versione vinile. Salame che si scioglie in bocca praticamente, nonostante la stagionatura sia abbastanza, esatto, è comunque è morbidissimo in bocca, non è quei salami sai da mordere, cioè no, no, no. Si scioglie in bocca, è veramente piacevole e buonissimo. Per qua mi piace il fatto che la polenta è bella proprio grezza, sì, grezza a pezzettoni quasi. La grana della farina è diversa rispetto a quella di prima, che sembrava più colorata e dava l'impressione di essere più integrale. Di base era semplicemente la fusione di più farine con altre percentuali rispetto a questa, ma la grana è molto più grossolana rispetto a prima. E quindi è molto più cremosa, soprattutto quella là fuori era un po' più duretta, questa è proprio tipo quasi una crema. Questo è il famoso uovo alla uovo 61, versione estiva, la pizzaiola, quindi salsa di pomodoro, stracciatella e origano. Quindi non al tartufo, quella è la versione invernale. Sì, è quella versione invernale. Uova 61, che se tu sei più da uova 69. Madonna. C'ho il cucchiaio, perché faccio queste cose? Niente, forse il boxare ha perso l'uso delle mani per mangiare. No, è buono, è molto molto buono. Nonostante il mio sgomento nel vedere la versione estiva alla pizzaiola, devo dire che si fa apprezzare. Fresco, estivo, secondo me è la versione quella... E poi 61 immagino sia i gradi di cottura, immagino. Non so. Non lo so. Scrivete nei commenti se sono i gradi di cottura. Chissà, comunque immagino che quelli col tartufo siano una hit clamorosa. Questi sono buoni, freschi, estivi, ci sta, anche se col tempo di oggi forse quelli col tartufo erano meglio. Ma senza che commentate nel video, sapete che il buon Kilo ci aveva azzeccato. Uovo 61 perché? Cotto a 61 gradi. Anni a fare il food blogger, sono serviti ad arrivare. L'allegro chirurgo, sembra che non faccio niente, però poi alla fine ti do quella mazzolata sul fegato. Non è l'interpretazione della parmigiana intesa quella di melanzana, ma è semplicemente la parmigiana rivisitata, o meglio, intesa come la intendono qui, quindi hai fagioli, sedano e il parmigiano. Assaggiamo? Vai. C'è pure il mestolo, però un'esperienza sensoriale. Guarda, non sai cosa faccio? Cosa fai? Provo a farlo di nuovo con la forchetta, dato che con l'uovo mi è uscito benissimo. Vero, guarda. Illumini di mezzo. Questa sembra, sì sì, sembrerebbe Virza, sembra proprio, sai, uscita dalla casa del contadino. Trippa, verza, parmigiano, patate, fagioli. Salsa di pomodoro leggermente produsa, cuoce 6-7 ore. La verdura rimane composta, però si scioglie in bocca come la trippa. Non è troppo saporita, non che sia insipida. C'ha un bel sapore, però è delicata. Non è aggressiva, è molto... Il parmigiano soft. Non copre. No, no, accompagna. C'è qui ovviamente quel sentore un po' di trippa, quindi un po' più gommosetto. Però non è ciancicoso, non è fastidioso, lo mangi giù volentieri. Il sapore in bocca è spettacolare. Bella sugosa. E poi tutti gli altri ingredienti, sai, la patata, il fagiolino, tutti comprimari. È veramente... Prima volta che la mangio, ma mi piace un sacco. Si prosegue con quello che probabilmente è il piatto... iconico, no? Della tradizione bergamasca. Il casoncello. Sì, è praticamente la bandiera della città, penso. Se sono casoncelli alla bergamasca, li riconosci. Pancetta, burro e salvia. Ma facevi a saperlo. Perché poi i bergamaschi sono poi francesi d'Italia, eh? Se non c'è il burro non è alla bergamasca. Buono. Buono, sì.
Però a me tipo burro e salvia, invece qualsiasi cosa con burro e salvia. Che sei bergamasco dentro. Zero cremosi praticamente. Cioè guarda. Asciutti. Vai. Questo è il coniglio alla bergamasca. Quindi pancetta, burro e salvia. Vino bianco, viene scottato in padella e poi finito nel forno in immersione in uno strato di pancetta, burro, salvia e vino bianco. Questa è proprio la ricetta di mia mamma. Il coniglio deve essere una roba golosa, invece spesso si trova un po' secchino, un po'. Invece così devi ungerti bene mentre lo mangi, esatto. Tira le costine. Deve essere bello bagnato. Qua dopo ci facciamo la scarpetta. Eh beh, per forza. Vabbè, per tutto forza. C'è la coletta. Non ho capito perché Bergamo è così all'avanguardia. Comunque, sono arrivato, ho visto borghesia, uno sguardo verso il futuro. È basata sul burro. Sul burro, pancetta e salvia. Esatto. Quindi ci piace. Mentre Guido si riempiva il piatto, è partito un dissing verso Tippete. Il fottuto coniglio di Bambi. L'odio verso i conigli parte dal tuo odio primordiale verso Tippete. Tippete è amico delle guardie. Che te devo dire? Bello, ignorante. Come piace a noi. Abbiamo scoperto oggi che tutto ciò che ha la bergamasca è burro, salvia e pancetta. Era una cosa che non sapevamo. Il nome del burro, la pancetta e la salvia. La cottura è fatta in maniera tale che resta molto idratata la carne all'interno, quindi abbastanza succosa, anche in virtù del puccio che resta dopo per la scappetta, ma sopra hai comunque una cristallizzazione, ne vero, e quindi va a creare quella crosticina che hai, questo confronto di consistenze che al palato risulta gradevole, amabile. Ma questo non è vero, una citazione forse a Telespallamel? Lo è? Come ti capisco, eh? Ti voglio bene anch'io. Dopo questo pranzo, ti senti bergamasco? Ho scoperto una grandissima affinità con i bergamaschi, un'affinità che non conoscevo, ma se insomma la tua vita si basa su pancetta, salvia e burro, insomma. Sei il benvenuto, nella capitale aerobica. Siamo già amici. Quale modo migliore di chiudere un pasto se non un dolcetto? In questo caso, Dario, cosa ci fai mangiare? Sbrisolona reinterpretata da Giorgio Simo. Se non sbaglio, la sbrisolona è mantovana. Sì. Correggetemi se erro, però dovrebbe essere. Anche perché non c'ha burro, pancetta. Esatto, c'è solo il salvia, burro. Esatto. Non la pancetta e salvia. Però loro la fanno leggermente meno secca, un po' più morbida ma al contempo friabile, quindi toglie l'elemento di croccantezza eccessiva tipico della sbrisolona e un po' più umida anche qui col puccio. No, non è vero, però puoi pucciarlo nella crema pasticcera. Comunque devo dire una cosa, secondo me Dario se si mettesse sarebbe uno dei migliori food blogger d'Italia, eh? Perché è tecnico, come sul ring. Cioè se venite a Bergamo secondo me è obbligatorio. Persone sempre abbondanti comunque. Decore. E ma anche perché siete raccomandati, perché state con un socio azionario al 49%. Ma ricordiamolo che Dario, ogni persona che porta qui, c'ha una porzione di casoncelli in omaggio. Sì, ogni 10 youtuber con oltre 100.000 follower sul canale mi regalano 3 casoncelli. Quindi io provo a fare business in queste. Quasi finito youtuber, tra un po' che porterai. Terza ed ultima tappa del nostro tour nella Bergamo nascosta. Tocca sbrigarsi perché il gelato sta già colando. Ci hai portato da Gelato Contadino, per Gelateria De Cristo. Sì, lui particolare, eh? Molto particolare quanto particolare. Geniale, proprio geniale. Esatto. Un artista del Madonna. Mozart del gelato. Esatto. Il gelato lo sappiamo tutti, non è che è stato inventato qua a Bergamo, anche se la stracciatella sì. Cazzo, sto assaggiando la ricotta, è una bomba. Io ho preso ricotta e caramello salato. Questo fatto che lui conosce bene il gelato e ti dice pure con cosa devi farlo, secondo lui, secondo me te lo fa cogliere al 100%. Ma già un'esperienza fa se fa il gelato da lui, eh? Il modo in cui te spiega, te dice. La cella è clamorosa, Un po' parsimoniosa. Sì, sì, no? sono piccolini. Sono piccolini, però diciamo la che qualità, poi magari, la qualità, esatto. Ovviamente, quando c'è tanta qualità, la quantità poi di gelato reale ovviamente è un po' meno. Però cazzo, a meno che non fai come me che vengo
quando mi va e mi prendo una vaschetta. Mi faccia un da chilo. Da un chilo, esatto. Oste, un chilo, per favore. E ci lasci tutto lei. Nel guadagno degli incontri precedenti. Sì, ecco, sì, a lei, sì, prenda. Però ti fa bene. C'è un sapore straordinario. Diciamo che è molto scioglievole, perché già quando l'ha preso dalla carapina era molto lento. Metti quindi carapina, per favore. Carapina, ma è un po' come... Mi piace quando parli tecnico. Carapina. Guarda il pezzo di cioccolata nella stracciatella, eh. Comunque c'è, la stracciatella c'ha un tocco di salato. Una cucchiaiata in più l'avrei gradita, sì. Diciamolo, diciamo. Un po' la wave, però, c'è da dire, sì, sì, la wave cittadina sul gelato è un po' parsimoniosa, sì. Sì. Infatti è una cosa che io detesto, per questo davvero io non stavo scherzando. Quando voglio il gelato chiedo dal mezzo chilo da in su perché almeno me ne vedo bene, come si dice, nella mia terra. Cosa vogliamo dire di questa Bergamo nascosta, mio buono Chiro? Cioè, ci è piaciuta, ci ha sorpreso, ci ha colpito, ci ha conquistato? Abbiamo conosciuto delle cose di Bergamo nascoste che io ho apprezzato, soprattutto puntini puttini alla bergamasca. Burro, pancetta, la Trinità. Salvia. La Trinità bergamasca l'ho apprezzata veramente alla grande. Proposto bello, top affettati così, situazione particolare. Vino top. Vino, una bomba atomica. Secondo, vabbè, c'è Simo, è tipo... istituzione. Cioè, da provare cittadino. Assolutamente, proprio un must per chi viene qua. Gelato contadino, buono, però me ne mangerei un altro, insomma. Però qualità, nulla da dire. Quindi, bella, Bergamo nascosta, molto più bello farla con Dario Spartan Morello, che non è tanto nascosto. Esatto. Direi che siamo arrivati alla fine di questo video, purtroppo, perché Dario, passare tempo con te è sempre una gioia, è sempre, in realtà tutto questo video nasce soltanto per andare a mangiare e bere con Dario, quindi riesco a trovare Lugano prima possibile, perché E grazie mille di aver scelto me come cicerone della città, nonostante non sia del tutto autoctono, solo da tre generazioni. Cos'è questa? Non sei autoctono? Solo da tre generazioni. Rimango basito. Ragazzi, prima di salutarvi vi ricordiamo, iscrivetevi a sto cacchio di canale, ma soprattutto seguite anche il buon Dario sui suoi social, Instagram, TikTok, pure YouTube. Pure YouTube. C'ha delle sorpresine che sta cucinando, eh. Direi che è ora di salutarci. E direi che da Chiro, WD, il buon Dario Spartan Morello è tutto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao. Bravo, sei arrivato alla fine del video, quindi che fai? Vuoi chiudere? Intazzardare? Guardatene un altro paio, va. Ti rilasciamo proprio qui, alla schermata finale. Clicca e vedi un altro video.